Gianfranco Milozzi, presidente provinciale del CONI Chieti, a Castelfrentano, 500 bambini per una vera festa dello sport. È veramente una festa dello sport perché qui sono venuti i rappresentanti delle 7 scuole che hanno aderito al progetto Gioco Sport, cioè attività motorie nelle scuole elementari. Un progetto che si accomuna all'altro della scuola regionale di sport che vede altre 13 scuole della nostra provincia che hanno partecipato a questa attività. Silvino D'Ercole è preside dell'Istituto Comprensivo che abbraccia le scuole di Sant'Eusanio e di Castelfrentano. Che cos'è Gioco Sport? Che cosa rappresenta? Sì, allora Gioco Sport è un progetto di educazione motoria per la primaria e il termine è molto azzeccato in quanto dà subito l'idea del significato del progetto. Cioè i ragazzi sono portati a considerare lo sport come un gioco, a viverlo come un momento bello della loro giornata. E quindi la scuola vuole abituare i ragazzi a considerare i valori fondamentali dello sport, che sono la lealtà, il rispetto delle regole e anche la sfida con se stessi, però in uno spirito sempre giocoso.